Ciao a tutte. Allora, premetto che prima della challenge avevo quasi raggiunto il mio obiettivo, per cui posso dire con estrema certezza che in un mese e mezzo non ho praticamente perso niente. E la mia sfida personalissima era quindi aggiustare, diciamo, un po' il tiro, alzare un pochino l'asticella e alla domanda se sono soddisfatta di questo mio percorso, la risposta è così così. Così così perché la mia dipendenza da zuccheri ancora c'è, perché ancora mi sveglio la notte a volte, non spesso come prima, e mi faccio latte e biscotti. A proposito di questo, ho scoperto che è una vera e propria sindrome, se qualcuna di voi sa darmi dei consigli, li accetto ben volentieri. Però, questa è la parte negativa, però mi rendo conto di essere più consapevole delle mie lacune. Ho più controllo su me stessa, rifletto di più e rifletto soprattutto in modo diverso. Questo mi porta a volermi più bene e mi porta a perdonarmi perché sono consapevole che sono stata comunque oggi più brava di ieri e quindi a conti fatti ritengo che la Tiziana di adesso è una persona migliore della Tiziana del 6 novembre. Quindi la mia asticella rimane lì dove l'ho messa un mese e mezzo fa ormai. Perché voglio far sì che questa sensazione di mancata soddisfazione sia per me un trampolino e non un paletto. Per cui vi bacio tutte e tutte, vi faccio tanti auguri di buone feste e vado avanti.